Allora, se non ho capito male, lei frequenta l'università con Franco ed è fidanzato con Anna. Eh beh, sì, perché è un reato. No. Però noi sappiamo che lei è stato coinvolto in un giro di gioco d'azzardo. Capirai, un secolo fa. Ma lei con il suo amico Franco gioca mai a carte? Sì, sì, qualche volta, ma è una cosa così, tra amici. Sì, cioè niente di speciale. No, scusatemi un attimo, io non riesco a capire. Noi crediamo, signora, che suo figlio dovesse a Gianni una forte somma di denaro persa al gioco. Ma non è vero! Io non... Ci lasci finire. Poi parlerò a lei. Quindi, Gianni, per riavere i soldi, ha proposto a suo figlio di rapinarla e lui, alla fine, ha accettato. Che cosa? E probabilmente è coinvolta anche Anna, che sapeva del cospicuo prelievo che aveva in programma di fare e conosceva sia il giorno che l'ora. Ma non crederai mica che io, che noi... Stai zitta. Ma certo. Io quella mattina ti ho incontrato per strada e tu mi hai poggiato una mano sulla spalla. Non riuscivo proprio a capire perché fossi così affettuoso. Guardi che è tutto falso, eh. Voi non avete le prove. E poi, ma chi sarebbero questi rapinatori? I cugini Masotti. E chi li conosce? Hanno già confessato. Ma perché lo spago? Non potevate consegnare ai due una foto? Non li abbiamo mai incontrati noi. Ho tenuto io i contatti, ma solo telefonici. E i soldi come ve li hanno dati? Ce l'hanno fatti trovare nella cassetta delle poste. Beh, però, fidarsi così di due pregiudicati,